Sono tre ragazzini di 11, 12 e 13 anni, gli autori del lancio di bottiglie esplosive davanti a una scuola elementare a Pesaro. Hanno raccontato tutto alla polizia davanti ai propri genitori. Ladri in azione nella sede di un'associazione, nella zona del Lido a Fano, trafugati cassetti armadi, magro il bottino. A Pecchio è diventata la metanopoli delle Marche. Qui il metano costa solo 1,63 euro e moltissimi automobilisti percorrono decine di chilometri pur di risparmiare sul pieno. Il 31 marzo Terna comunicherà in quale località costruirà la stazione di conversione dell'Adriatic Link. Due comuni interessati, Fano e Cartoceto, dove però non sono mancate le proteste. Sono stati trasferiti tutti a Fano i sei ucraini partiti dalla Romania grazie ad una missione organizzata da alcuni esponenti del comune di Fano, e la solidarietà prosegue anche con la raccolta di beni di prima necessità da parte dell'Associazione Carabinieri. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, questa è Occhio alla Notizia, l'edizione del telegiornale locale sul canale 19. Allora, andiamo subito a Pesaro, partiamo dalla cronaca. Come avete sentito dai titoli, tre ragazzini, 11, 12, 13 anni, gli autori del lancio di bottiglie piene di acido e carta stagnola fatta esplodere lunedì scorso davanti alla scuola elementare di Pantano. I giovani hanno confessato tutti alla polizia ieri sera alla presenza dei genitori. La loro intenzione era unicamente quella di emulare un video visto su YouTube nel quale veniva descritta la preparazione e la conseguente reazione chimica attivata appunto in una bottiglia. Così, dopo aver acquistato l'acido muriatico in un negozio, hanno posizionato le microbombe davanti all'istituto semplicemente per vedere l'esplosione dal terrazzo di casa. Ora i tre non subiranno conseguenze penali perché, avendo tutti meno di 14 anni, per legge non sono imputabili. A Fano invece ladri in azione la scorsa notte nella zona del Lido di Fano, ad essere stata visitata la sede di una associazione. Vediamo. Ladri nella notte all'interno dell'associazione Il Ridosso a Fano in via Pulcini 22 in zona Lido. Ad accorgersi questa mattina dell'intrusione uno degli iscritti che ha notato la finestra aperta e gli uffici sottosopra. Quando siamo entrati ci siamo accorti che c'erano il vetro della finestra del bagno rotta, nelle stanze tutti i cassetti aperti e con il materiale dentro tirato fuori e buttato alla rinfusa. E cerchiamo di capire chi e per quale motivo può essere avvenuta una cosa di questo genere. D'altra parte, dentro l'associazione, dentro questi locali, non ci sono denari, non c'è diciamo valore venale, e ci sono solo ricordi e c'è il patrimonio della città per ciò che riguarda la storia della marineria. Salvi tutti gli oggetti esposti tra modellini di barche, antichi strumenti di navigazione e i quadri, ad eccezione di alcuni scalpelli usati per aprire i cassetti. Inoltre, ad essere presa di mira, la stanza dell'associazione Amici Senza Frontiere, ma anche qui solo danni. Questo episodio, hanno detto alcuni esponenti, ci lascia l'amaro in bocca, ma ci daremo da fare per rimediare nel breve tempo al grosso danno. Alla finestra, il vetro che dobbiamo cambiare, chiaramente i nottolini delle serrature, il telaio della porta della locale caldaia. Sull'accaduto stanno indagando gli uomini del commissariato di Fano. A vedere così di grossi furti non dovrebbe esserci tanto, nel senso magari mi sembrava un DVD, un lettore DVD, dei cavi, cose di questo genere, ma non più di altro. Certo, quando queste persone sono entrate e hanno visto nel corridoio l'esposizione, hanno fatto un sopralluogo e hanno visto che in questi locali c'era qualcosa di particolare, io personalmente, come hanno fatto, avrei aperto la porta dall'interno, me ne sarei andato e avrei richiuso così. La struttura rimarrà comunque aperta per ospitare la mostra permanente intitolata Il mare, il porto e le sue genti, sulla storia della marineria fanese, organizzata insieme all'associazione Porto Futuro. L'Agenzia delle Entrate mette in guardia i cittadini sulla nuova campagna di invio di email truffa, il cosiddetto phishing,
che hanno come oggetto il mancato versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2021. Questo è l'oggetto della mail. In una nota l'agenzia si dichiara assolutamente estranea all'invio di questi messaggi e raccomanda di non tener conto delle mail ricevute e di non utilizzare i link indicati in questo testo e di non scaricare alcun allegato. Si tratta infatti di messaggi che potrebbero danneggiare il computer, lo smartphone, il telefono oppure il tablet attraverso l'utilizzo di file contenenti virus o collegamenti a siti web potenzialmente pericolosi. Nonostante l'elevato prezzo dei carburanti, nel comune di Apecchio c'è un distributore di metano che è davvero conveniente. Noi siamo andati a visitarlo questa mattina. Situato a 3 km da Apecchio, nella frazione di Pian di Molino, il distributore di metano gestito da Domenico Ottaviani è il più conveniente dell'entroterra pesarese. Alla notizia della vendita del carburante alla cifra di 1,53 euro, oggi aumentato di 10 centesimi, tantissimi automobilisti della zona e dei paesi vicini si sono riversati in questo luogo. Un vero e proprio punto di riferimento per i tanti possessori di auto a metano che si sono visti nei mesi scorsi aumentare il prezzo nella stragrande maggioranza dei punti di rifornimento. Infatti alcuni distributori hanno anche chiuso a causa dell'elevato costo. Ma come mai questo prezzo così vantaggioso? La risposta sta nella lungimiranza di Adriano Giorgini, titolare di un'azienda di metano ad Empoli. Giorgini stipulò un contratto a lungo termine per una grande scorta di gas metano destinata a servire tutti gli impianti per molto tempo, con la convinzione che il prodotto era destinato ad aumentare. A spiegarci è uno dei collaboratori. All'inizio era uno dei primi ad averlo più alto, di una cifra di 2,40, e quanto gli altri metani hanno alzato il prezzo, lui ha deciso di riabbassarlo in modo tale che ci guadagnava, e adesso infatti vediamo che gli altri prezzi dei metano sono esorbitanti come prezzi, quasi impossibili da avere quel prezzo lì, e questo qua fortunatamente è rimasto basso come prezzo e perciò adesso quasi tutti vengono qua a fare il metano, che infatti si crea una fila molto lunga, e all'inizio c'era il carro si riempiva ogni 20 giorni, invece adesso arriva il carro ogni 2 giorni a caricare. La durata del prezzo potrebbe avere qualche modifica, ma non tanto elevata, e dura fino a settembre, dovrebbe durare più o meno questo prezzo qua. Ogni giorno questo distributore viene preso d'assalto soprattutto nel fine settimana, dove pur di risparmiare si crea una lunga fila con attese di diverse ore. La fila arriva fino in cima alla strada, una roba impressionante. Io non avevo mai visto così tanta fila da quanto sono venuto qua a lavorare. All'inizio c'erano 2 o 3 macchine e basta, invece adesso c'è il flusso continuo di macchine. Lei è uno dei collaboratori, quante auto al giorno riesce a fare il pieno? In media una centinaia, perché visto che gli altri sono tutti chiusi, qua conveniente, vengono in zona da tutti, vengono qui. Il weekend di solito quasi il doppio. E allora sentiamo un po' di automobilisti. Lei da dove viene? A Qualagna. Come mai quassù? Per i prezzi che sono un po' estremi, cioè sono alti, e poi sono anche i distributori sono chiusi. Diventa doveroso, praticamente, se vuoi girare a metano, altrimenti non girare a benzina. Però ecco, c'è da dire che adesso ultimamente con la riduzione che hanno fatto sul costo della benzina comincia a essere... Far 50 km si risparmia più poco. Lei da dove viene? Cagli, perché il prezzo del metano è inferiore alle altre colonnine. Altri hanno chiuso? Sì, sì, molti hanno chiuso, molti. A Qualagna per esempio è chiuso, a Fossombrone è chiuso. Quindi l'unica soluzione è quassù ad Apecchio? È una delle più convenienti, non è l'unica, c'è anche in Emilia Romagna, c'è a 1,4, 1,5 come circa qua. Che cosa ne pensa di questi rincari? Ma non penso che siano dovuti da loro, è dovuto da un sistema probabilmente nazionale o anche europeo, che qualche speculazione e qualche rincaro sicuramente del metano all'origine, ma noi che abbiamo solo macchine a metano, per noi è un bel problema, insomma. Mi diceva che lei arriva qui ad Apecchio da Fermignano. Da Fermignano, sono passato al distributore di Fermignano a 2,50,
2,499. Qui 1,6, 90 centesimi di differenza, con la multi perché ci vanno 23-24 kg e una ventina d'euro risparmiati. Ho visto che la benzina e il gasolio è calato 30 centesimi, il metano ancora allo stesso prezzo, perché non l'hanno fatto anche con il metano? Bisogna andare con le macchine a nafta, a diesel che inquinano, questo il metano no? È l'unico distributore che si può prendere il metano. Sì, poi altri sono anche chiusi, perché ancora il prezzo è alto. Da dove viene? Vengo da Qualagna, via. Anche se faccio 20 km di più, non è tanto, conviene. Se no devo andare a benzina, che è meglio non andarci. O in bicicletta. Per voi dell'entroterra questo è rimasto l'unico distributore di riferimento per il metano? In questo momento sì. Cosa ne pensa di questa situazione? È un po' critica, nel senso che bisogna fare dei sacrifici, fare chilometri in più per cercare di risparmiare qualcosa, anche se magari il tempo perso per venire a fare 40 km in più si potevano fare altre cose. Comunque si risparmia un euro al litro o un euro al chilo qua, rispetto al distributore che ho più vicino. Ecco, lei ha comprato una macchina a metano. Per risparmiare, ma anche per un fatto di inquinamento, quindi pensavo di aver fatto un affare, in realtà non lo so, adesso non lo so. Qualche anno fa riuscivo a fare un pieno con 10 euro, adesso me ne servono 15 o anche 20. Lei di dov'è? Io sono da Qualagna. Ha visto un'enorme differenza di prezzi? Certamente, trovi tutti i prezzi più alti dalle nostre parti e sei costretto a venire per su, anche se io faccio da sponda per i miei figli, sono in pensione, prendo la macchina e vengo su a fare il rifornimento. Addirittura con la mia Golf, con due pieni fatti, me ne scappa uno gratis, a differenza dei prezzi che ho a Fermignano, o Fossombrune o da tutte le altre parti. Io sono di Piobbico, quindi io o qui o a Riccione, perché sono i due posti che conosco dove effettivamente costa meno, altrimenti carissimo. So che a Fossombrune è addirittura arrivata a 5 euro, prezzi folli. E quindi si fa quel che si può. Del resto io ho fatto la macchina a metano per risparmiare, se questi sono i costi risparmio va a farsi fottere. Spendevo 25-26 euro col pieno, adesso ne spenderei 60 stando ai prezzi correnti. Qui stiamo ancora in 46-47 euro, quindi siamo al doppio, altrimenti andrei tranquillamente oltre 60 euro, che è folle. Ad Appecchio intanto perché io sono di Piobbico, sono vicinissimo, e poi perché è l'unico metano dove si risparmia. Ecco. Che cosa ne pensa di questi rincari? È un disastro, io spero che finisca, perché altrimenti noi italiani andremo sempre peggio, io presumo, ecco. Presumo questo, insomma. Speriamo di no. E andiamo a Pesaro invece adesso. Sono iniziate questa mattina, a partire dall'area gioco del Parco Miralfiore, le operazioni di pulizia svolte dai percettori di reddito di cittadinanza. L'iniziativa, denominata Teniamola pulita la città, è promossa dal Comune di Pesaro, vede coinvolte 10 squadre, ognuna composta da due persone che interverranno entro Pasqua in centro storico, nella zona del mare, e a rotazione nei quartieri, così come previsto dal calendario redatto con Marche Multiservizi. Coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, individuati insieme ai servizi sociali, saranno impegnati a turni per 12 mesi. Sono stati ospitati dai familiari residenti a Fano e Pesaro i 6 ucraini portati in salvo, possiamo dirlo, sì, perché il paese è in guerra, da 3 amministratori locali che, insieme ad alcuni volontari, hanno compiuto un lungo viaggio della solidarietà, e nel prossimo servizio vi facciamo sentire il loro racconto. Oltre 40 ore di viaggio e quasi 4.000 km percorsi a bordo di due pulmini per portare in salvo 3 donne con i rispettivi figli di 5, 11 e 15 anni. A portarli in Italia sono stati l'assessore Etienne Lucarelli e i consiglieri comunali Enrico Cipriani ed Edoardo Carboni, che insieme ad altri amici hanno organizzato la trasferta fino al confine con la Romania.
L'iniziativa è partita da un appello lanciato da una cittadina ucraina residente a Fano che aveva chiesto di aiutare le figlie, la cognata di una di loro e i ragazzi minorenni che erano ancora nei territori sotto attacco. A quel punto si era messa in moto la grande macchina della solidarietà tra associazioni, privati e la BCC di Fano che tramite la cooperativa Tre Ponti ha messo a disposizione due furgoni da 9 posti sui quali si sono alternati 6 autisti. Partiti martedì 15 marzo, dopo 23 ore non stop, sono arrivati a Siret, a 2 chilometri circa dal confine ucraino. Hanno attraversato la Slovenia, l'Ungheria e la Romania, compresa la catena montuosa dei Carpazi, dove hanno trovato difficoltà a causa della neve. Dopo aver lasciato in un hangar gestito da una onlus che si occupava di raccogliere chiaramente indumenti, cibo e attrezzature varie a sostegno della popolazione ucraina, siamo riusciti dopo diverse ore a recuperare anche queste mamme con i loro figli e siamo riusciti sostanzialmente a recuperare un primo gruppo che era composto da 5 mamme e da 6 figli minori. E anche un altro nucleo familiare composto da una mamma con una minore e un'altra mamma lo stesso con 2 figli. A questo punto eravamo in 17, siamo riusciti sostanzialmente ad arrivare a Fano e devo dire la verità che aver visto insomma la soddisfazione e anche l'emozione tra i vari familiari che si sono incontrati abbracciandosi poi alle 3-4 del mattino quando siamo arrivati a Fano, insomma ci ha come dire compensato di tutta la fatica svolta durante quelle ore, perché sinceramente siamo partiti sì organizzati, ma ovviamente fino a quella linea di confine non abbiamo trovato italiani o comunque altre staffette che si stavano muovendo, perché le principali si sono mosse verso la Slovacchia e verso la Polonia, ma non verso il confine con la Romania. È stata una grande esperienza dal punto di vista umano, ha proseguito Cipriani. Abbiamo dato il nostro contributo così come stanno facendo tanti altri concittadini. Le figlie con i nipotini sono ospitate dalla nonna, quindi qui a Fano, e gli altri 2 nuclei familiari, lo stesso, sono ospitati da famiglie pesaresi che si sono messe a disposizione appunto per ospitarle. Quindi si sono stabilizzate, diciamo, presso famiglie della nostra comunità. Ed è stata tanta, come racconta Edoardo Carboni, la solidarietà ricevuta durante il percorso. È stato interessante e a mio avviso una bella scoperta la risposta del popolo romeno che, per esempio, quando ci siamo fermati a cena, poi per il giorno dopo ci ha dato dei panini, la risposta che abbiamo avuto in un piccolo stop durante, al benzinaio che ci ha dato delle bevande, perché sapeva che avremmo guidato tante ore, quindi una risposta molto bella. Era un'atmosfera allegra, non si aveva ancora la percezione di fuggire da una guerra, perché nonostante il popolo ucraino sia molto attaccato alla sua terra, non avevamo questa percezione, se non in un piccolo episodio alla frontiera con l'Ungheria, quando ci hanno fermato per un documento scaduto e uno dei bambini si è spaventato e si è messo a piangere perché aveva paura proprio di dover rimanere lì. Quindi per un attimo si è avuto quella percezione, ma di per sé è stata un'atmosfera molto allegra, secondo me data anche dalla dignità del popolo ucraino che è legata alla sua terra ma sa dare una risposta anche con forza di queste donne che poi erano ragazze che hanno una dignità estrema e una forza che hanno poi trasmesso anche durante il viaggio. Ora però queste persone, ha aggiunto Carboni, hanno bisogno di un supporto. Bene la solidarietà, bene la risposta, bene cercare di portarli qui e dargli un'accoglienza, ma che questa accoglienza abbia poi fondamentalmente una durata nel tempo. Non possiamo accontentarci di lasciarli nei parcheggi qui e poi lavarsi le mani, perché è chiaro che non vediamo la fine nell'immediato e quindi bisogna organizzarsi in maniera tra istituzioni, liberi cittadini e quant'altro e associazioni per dare una risposta nel lungo periodo, che può essere per la sistemazione iniziale e poi magari c'è tutto quello che sono le risposte scolastiche per i bambini, per le madri qualcosa da fare nel tempo, quindi su questo ci vuole un attimo una presa di consapevolezza, di coscienza per dare la risposta migliore a delle persone che hanno realmente bisogno. E la catena di solidarietà prosegue anche grazie all'aiuto dell'Associazione dei Carabinieri. Generi alimentari, lenzuola, coperte, farmaci e articoli per bambini. Nella provincia di Pesaro Urbino si moltiplicano le iniziative per sostenere chi è rimasto in Ucraina e per aiutare chi è in fuga dai bombardamenti russi. In prima linea anche l'Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di San Giorgio di Pesaro con a capo Francesco Bottari e quella di Sant'Ippolito guidata dal presidente Antonio Russo.
Nei giorni scorsi, volontari dell'associazione nata 2 anni fa si sono adoperati per raccogliere beni di prima necessità, grazie al sostegno di imprese del territorio, privati cittadini e dei 2 comuni di riferimento che hanno patrocinato l'iniziativa. A mobilitarsi anche un'azienda di Fano che ha donato un bancale di pasta. Siamo arrivati qui dopo un breve contatto con la signora Lucia, la titolare, diciamo, dell'azienda del pastificio Montagna di Fano. Ha voluto donare pasta da portare e direttamente, cosa che faremo sicuramente una volta che abbiamo l'autorizzazione del nostro comando di Roma, ad andare direttamente in Polonia, nei pressi di Leopoli, e consegnare direttamente lì ai profughi, diciamo, la pasta e altri beni che nel frattempo abbiamo raccolto nelle 2 giornate di sabato e domenico, con dei punti sia a terre roveresche che a Pian di Rose di Sant'Ippolito. Aspettando la bontà della gente, effettivamente ci ha dato tanti beni di prima necessità, tra mangiare, cioè, diciamo, derrate alimentari, medicinali, disinfettanti, prodotti per bambini e per donne. E questo, speriamo di poter portare un piccolo contributo nostro, e grazie di nuovo alla ditta Montagna per il suo contributo che ha dato. L'associazione è pronta a partire per la frontiera con il furgone carico di beni, ma nel caso in cui non dovesse arrivare l'autorizzazione, consegnerà tutto il materiale alla Protezione Civile Regionale, che ha sede ad Ancona e che a sua volta provvederà a consegnarlo alla popolazione ucraina. Ci hanno coinvolto per aiutare una buonissima causa, intervenire in questa guerra, quindi portando il nostro prodotto fin là. L'Associazione Nazionale Carabinieri San Giorgio e Sant'Ippolito, rappresentata dal presidente Antonio Russo, ci ha coinvolto, ci ha dato modo di anche noi dare una mano nel nostro piccolo, e siamo molto felici di questo. Daremo il nostro prodotto per aiutare, ottemperare questo momento, e speriamo che passi velocemente. La società Terna, che gestisce la rete elettrica nazionale, annuncerà dove collocherà la stazione di conversione dell'Adriatic Link durante l'incontro che si terrà il 31 marzo prossimo alle ore 17 sulla piattaforma Teams. I tecnici della società spiegheranno le motivazioni della scelta definitiva, che sono il risultato del confronto con il territorio, dell'analisi delle osservazioni pervenute e dello svolgimento da parte dell'azienda di indagini integrative sulle aree interessate. Tra queste rientrano i comuni di Fano e Cartoceto. L'Adriatic Link, lunga 270 km, di cui 230 in cavo marino, rafforzerà lo scambio di energia nell'asse centrale della penisola e avrà un costo di oltre 1 miliardo di euro. Invece sabato alle 10.30 il comune di Terre Roveresche inaugura il monumento ai caduti nella frazione di Ruppoli dopo l'intervento di manutenzione straordinaria sulla cappellina di 9.000 euro. Alla cerimonia sarà presente anche la banda comunale Garavini. Allora vi annuncio, a proposito di Terre Roveresche, che sarà proprio il sindaco Antonio Sebastianelli il protagonista della prossima puntata di Primo Cittadino, che andrà in onda lunedì sera in diretta dopo il TG Occhio alla Notizia. Continua invece la procedura che porterà all'adozione del nuovo digitale terrestre. Fano TV è già su gran parte della regione sul 19. Oggi la transizione è proseguita nei comuni delle province di Fermo e Ascoli Piceno. Anche questa sera vogliamo ringraziare di cuore i nostri sostenitori, in particolare Antonella Banchetti. Grazie anche a lei. Tra poco le previsioni del tempo, poi la programmazione di Fano TV, domani mattina alle 7 invece in diretta la rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Sostieni Fano TV.